La ciao a tutti da Bubi. Oggi petto di pollo impanato. Voglio fare questa cosa perché vado in macelleria e trovo già le fettine panate, così ci vogliono 5 minuti per fare una cosa. Allora, che facciamo? Sbattiamo un uovo. Io le faccio un po' speziate perché mi piacciono così, quindi ci metto nell'uovo un po' di curcuma e di curry e un pan grattato poco pepe. Quindi che facciamo? Prendiamo le nostre fettine sottili di pollo, le passiamo nell'uovo, dove ho inserito, come ricordo, un pochino di curcuma e curry. Poi ci mettete le spezie che volete, ci sta bene anche la senna per polvere. E poi andiamo a impanare, ok? Vedete come è veloce, cioè invece di comprare una già impanata al supermercato, si compra il pollo e si impana 5 minuti e ve la fate fatta in casa. Ok, facciamo questo lavoro per tutte le fettine che abbiamo, quindi fettina, uovo, qua pan grattato e ecco qua, e andiamo a passare a pan grattato tutte quante. Io finisco di fare questo lavoretto e ci vediamo dopo per la cottura. Ciao, andiamo a cuocere le nostre fettine panate che ci faremo d'ora in poi sempre da soli, non ce le abbiamo già fatte, no? Abbiamo il pane che prendiamo noi, prendiamo come diciamo noi, olio ben caldo, 160-180 gradi, mi raccomando, è importantissimo. Queste sono sottilissime, quindi poi lo teniamo un minuto, non di più. Se l'olio è bello caldo, è perfetto, diventa una cosa buonissima. Vedete quando comincia a frigolare? Vedete che il pollo sta cacciando l'acqua. Quando fa così, noi lo togliamo, che se lo lasciamo un po' di più si secca, non rimane morbida, diventa una gomma. Guardate un po', questo è perfetto. Via, scoliamo bene e la mettiamo sulla carta e andiamo con l'altro. Poi voilà, facciamo per tutte quante e poi ve le mangiate. Un saluto dal vostro Bubi, io finisco di cucinarle, poi me le mangio. Un abbraccio a tutti i miei iscritti e provatele, poi mi fate sapere. Ciao, alla prossima!